benvenuti nelle cucine del Grand Hotel Majestic. Sono Danilo Bortolino, chef del ristorante La Beola, appunto nel Grand Hotel. Oggi volevo presentarvi una ricetta di alici fritte per le quali ci servirà del guanciale stagionato tagliato a julienne, della cipolla rossa, della ricotta di pecora, delle erbe, delle acciughe fresche e pulite, farina, uovo e pan grattato. Per finire una maionese aromatizzata al curry e delle chips di patate. Incominciamo a scaldare un tegame con dell'olio extravergine di oliva e andiamo a far stufare il nostro guanciale e la nostra cipolla rossa, come per fare una matriciana. Lasciamo cuocere a fuoco dolce per una decina di minuti. Se necessario, bagniamo con un po' di brodo. Ok, quando la nostra cipolla e il guanciale sono ben stufate, le vado a tritare insieme alle nostre erbe. Ok, una volta che sono tritate, andiamo a mettere in una bowl per poterla lavorare con la ricotta. Mettiamo la nostra ricotta di pecora e andiamo ad amalgamare. Possiamo aggiungere a piacere sale e pepe. L'impasto è bello amalgamato, lo vado a mettere in un sacchetto, in un sac a posto. Ok, prendiamo le nostre acciughe pulite, le andiamo a stendere sul tagliere. Andiamo a mettere un pochino di farcia in mezzo. A questo punto le ripieghiamo molto delicatamente. E adesso andiamo a impanarle. Quindi le passiamo per primo nella farina, togliamo quella in eccesso, passiamo nell'uovo sbattuto e nel pane. Sono pronte per la frittura. Procediamo con la frittura, quindi olio di arachidi caldo ai 170-180 gradi, andiamo a immergere le nostre acciughe. Le lasciamo giù giusto il tempo che si dori il pane. A questo punto le nostre acciughe sono belle dorate, andiamo a scolare per togliere l'olio in eccesso.
non ci resta che impiattare, prendiamo un piccolo cono che andiamo a riempire con le nostre chips di patate, intervallate dalle nostre acciughe. Terminiamo il piatto con una ciotolina di maionese al fiore. Le nostre acciughe farcite alla matriciana sono pronte, le trovate nel menù di settembre del ristorante La Beola del Grande Hotel Magenta.